Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, capitolo nono. Ora il comandante Ferriera e il commissario Kim camminano soli per la montagna buia, diretti a un altro accampamento. Ferriera è un operaio nato in montagna, sempre freddo e limpido. Sta a sentire tutti con un lieve sorriso d'assenso e intanto ha già deciso per conto suo. Kim è studente, invece. Ha un desiderio enorme di logica, di sicurezza sulle cause e gli effetti. Eppure la sua mente si affolla ogni istante di interrogativi irrisolti. Devono ispezionare tutti i distaccamenti. Una colonna tedesca sta risalendo la vallata per rastrellare le montagne. Sanno i posti dei loro accampamenti e incendieranno case e paesi. Domani sarà battaglia. Vedi, dice Kim, a quest'ora i distaccamenti cominciano a salire verso le postazioni, in silenzio. Domani ci saranno dei morti, dei feriti. Loro lo sanno. Cosa li spinge a questa vita? Cosa li spinge a combattere? Dimmi. Vedi, ci sono i contadini, gli abitanti di queste montagne. Per loro è già più facile. I tedeschi bruciano i paesi, portano via le mucche. È la prima guerra umana, la loro, la difesa della patria. I contadini hanno una patria. Così li vedi con noi altri, vecchi e giovani, con i loro fucilacci e le cacciatore di fustagno, paesi interi che prendono le armi. Noi difendiamo la loro patria. Loro sono con noi. E la patria diventa un ideale sul serio per loro, li trascende, diventa la stessa cosa della lotta. Loro sacrificano anche le case, anche le mucche pur di continuare a combattere. Per altri contadini, invece, la patria rimane una cosa egoistica: casa, mucche, raccolto. E per conservare tutto diventano spie, fascisti, interi paesi nostri nemici. Poi ci sono dei prigionieri stranieri scappati dai campi di concentramento e venuti con noi. Quelli combattono per una patria vera e propria, una patria lontana che vogliono raggiungere e che è patria appunto perché è lontana. E poi gli operai. Gli operai hanno una loro storia di salari, di scioperi, di lavoro e lotta gomito a gomito. Sono una classe, gli operai. Sanno che c'è del meglio nella vita e che si deve lottare per questo meglio. Hanno una patria anche loro. Una patria ancora da conquistare e combattono qui per conquistarla. Ci sono gli stabilimenti giù nelle città che saranno loro. Vedono già le scritte rosse sui capannoni e bandiere alzate sulle ciminiere. Ma non ci sono sentimentalismi in loro. Capiscono la realtà e il modo di cambiarla. E poi c'è qualche intellettuale, uno studente. Ma pochi, qua e là, con delle idee in testa, vaghe e spesso storte. Hanno una patria fatta di parole, o tutt'al più di qualche libro. Ma combattendo, troveranno che le parole non hanno più nessun significato e scopriranno nuove cose nella lotta degli uomini. E combatteranno così, senza farsi domande, finché non cercheranno delle nuove parole e ritroveranno le antiche, ma cambiate, con significati insospettati. Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli, che uno per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco, ma a un altro, con un gioco di trasposizioni da slogare il cervello, in cui ogni cosa o persona diventa un'ombra cinese, un mito.
Riera arriccia la barba bionda. Non vede nulla di tutto questo, lui. Non è così, dice. Non è così, continua Kim. Lo so anche io, non è così. Perché c'è qualcos'altro, comune a tutti. Un furore. Il distaccamento del dritto. Ladruncoli, carabinieri, militi, borsaneristi, girovaghi. Gente che si accomoda nelle piaghe della società e si arrangia in mezzo alle storture, che non ha niente da difendere e niente da cambiare. Oppure tarati fisicamente, o fissati, o fanatici. Un'idea rivoluzionaria in loro non può nascere, legati come sono alla ruota che li macina. Oppure nascerà storta, figlia della rabbia, dell'umiliazione. Perché combattono, allora? Non hanno nessuna patria, né vera né inventata. Eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. È l'offesa della loro vita, il buio della loro strada, il sudicio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere cattivi. E basta un nulla. Un passo falso, un impennamento dell'anima, e ci si trova dall'altra parte, nella Brigata Nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri, fa lo stesso. Ferriera mugola nella barba. Ma quindi lo spirito dei nostri e quello della Brigata Nera è la stessa cosa. La stessa cosa. Intendi cosa voglio dire? La stessa cosa. Kim si è fermato e indica con un dito come se tenesse il segno leggendo. La stessa cosa, ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qui si risolve qualcosa. Là ci si ribadisce la catena. Quel peso di male che grava sugli uomini del dritto, quel peso che grava su tutti noi, su me, su te, quel furore antico che è in tutti noi e che si sfoga in spari, in nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c'è la storia. C'è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale a loro, mi intendi? Uguale a loro va perduto. Tutto servirà, se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia. Serena, in cui si possa non essere cattivi. L'altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare, ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell'odio. Finché dopo altri 20 o 100 o 1.000 anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi, e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimercene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Per l'operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io credo che il nostro lavoro politico sia questo: utilizzare anche la nostra miseria umana, utilizzarla contro se stessa, contro
per la nostra redenzione, così come i fascisti utilizzano la miseria per perpetuare la miseria e l'uomo contro l'uomo. Di Ferriera, nel buio, si vedono l'azzurro degli occhi e il biondo della barba. Scuote il capo. Lui non conosce il furore. È preciso come un meccanico e pratico come un montanaro. La lotta è una macchina esatta per lui. Una macchina di cui sa il funzionamento e lo scopo. Pare impossibile, dice. Pare impossibile che con tante balle in testa tu sappia fare il commissario come si deve e parlare agli uomini con tanta chiarezza. Beh, ti saluto. Sono giunti a un bivio. Devono ispezionare tutti i distaccamenti quella notte, prima della battaglia, e bisogna che si separino. Tutto il resto non serve. Kim cammina solo, per i sentieri, con appesa alla spalla quell'arma smilza che sembra una stampella rotta, lo Sten. Tutto il resto non serve. I tronchi nel buio hanno strane forme umane. L'uomo porta dentro, in sé, le sue paure bambine per tutta la vita. Forse, pensa Kim, se non fossi commissario di brigata avrei paura. Arrivare a non avere più paura. Questa è la meta ultima dell'uomo. Kim è logico. Quando analizza con i commissari la situazione dei distaccamenti. Ma quando ragiona andando da solo per i sentieri, le cose ritornano misteriose e magiche. La vita degli uomini piena di miracoli. Abbiamo ancora la testa piena di miracoli e di magie, pensa Kim. Ogni tanto gli sembra di camminare in un mondo di simboli, come il piccolo Kim in mezzo all'India, nel libro di Kipling tante volte riletto da ragazzo. Kim, 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 chi è Kim? Kim pensa alla colonna dei tedeschi e fascisti, che forse stanno già avanzando su per la vallata, verso l'alba che porterà la morte a dilagare su di loro, dalle creste delle montagne. È la colonna dei gesti perduti. Ora un soldato, svegliandosi a uno scossone dal camion, pensa: ti amo, Kate. Tra 6, 7 ore morirà. Lo uccideremo. Anche se non avesse pensato ti amo, Kate, sarebbe stato lo stesso. Tutto quello che lui fa e pensa è perduto, cancellato dalla storia. Io invece cammino per un bosco di larici e ogni mio passo è storia. Io penso: ti amo, Adriana. E questo è storia, ha grandi conseguenze. Io agirò domani in battaglia come un uomo che ha pensato stanotte: ti amo, Adriana. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano. Ti amo, Adriana. La valle è piena di nebbie. E Kim cammina su per una costiera sassosa, come sulle rive di un lago. I larici escono dalle nuvole
come pali per attraccare le barche. Kim, chi è Kim? Chi va là? È la sentinella, un russo. Kim dice il suo nome. Portare novità, commissario? È Alexei, figlio di un mujik, studente di ingegneria. Domani c'è battaglia, Alexei. Battaglia? 100 fascisti kaput! non so quanti kaput, Alexei. Non so bene quanti vivi. Sali e tabacchi, commissario. Sali e tabacchi è la frase italiana che ha fatto più impressione su Alexei. La ripete sempre, come un intercalare, un augurio. Sali e tabacchi, Alexei. Domani sarà una grande battaglia. Kim è sereno. Forse un giorno si arriverà ad essere tutti sereni e non capiremo più tante cose, perché capiremo tutto. Continua a pensare. Ti amo, Adriana. Questo, nient'altro che questo, è la storia.